Ciao a tutti, bentrovati ancora una volta insieme, oggi da un posto davvero particolare, l'Arena qui sul Colle della Pace, vicino alla sede di Telepace a Cerna. Qui tanti anni fa, all'inizio di Telepace, si trovavano i ragazzini, i ragazzi per l'attività estiva durante i famosi campi estivi gestiti da Don Guido e quindi da tutta la diocesi. Ecco, proprio da qui vogliamo iniziare la trasmissione di oggi, ancora una volta dedicata ai Grest della diocesi di Verona, e apriamo subito andando a vedere, a sentire, a vivere il Grest di Fumane. Il Grest di Fumane conta all'incirca 50-60 bambini e più o meno lo stesso numero di animatori che si alternano nelle varie settimane rispetto agli impegni di ognuno. Poi la giornata è suddivisa in un primo momento in cui c'è del tempo libero, un po' di accoglienza, in cui arrivano i bambini da casa e sì, magari c'è un po' di musica, si gioca a calcetto, si balla. Poi si inizia con la preghiera e poi iniziamo con la sigla, che è una canzone a cui delle animatrici hanno fatto un balletto particolare, tutti i bambini ballano insieme. E dopodiché iniziamo con i giochi. E, di solito i giochi sono organizzati, facciamo vari tornei a squadre, ci sono 4 squadre verso le 4:30-5. Abbiamo la merenda e con la merenda inizia il tempo libero, quindi i bambini poi possono tornare a giocare a quello che preferiscono, disegnare, colorare, giocare a calcio. Ci sono vari, anche qui, vari tornei organizzati di calcetto, di calcio o anche di basket. E poi la giornata si conclude alle 6 con la sigla. Grazie a Dio è venerdì e grazie a Dio sei qui. Partecipare a un Grest è molto stancante dal punto di vista fisico, anche con questo caldo, però quando dopo vedi la soddisfazione dei bambini che si divertono e che vengono qua tutti i giorni soltanto per divertirsi con loro e stare con te, è veramente una grande soddisfazione che ti riempie. Il progetto Grest è nato nel mettere insieme l'esigenza di creare un ambiente che non sia più un parcheggio per bambini, ma veramente un'opportunità sia educativa che di comunità per i ragazzi e anche per le famiglie. È stato pensato per dare il vero valore che aveva una volta al Grest, in cui il Noi Verona crede tanto. A Fumane, qui all'ERIF, abbiamo cercato di concretizzare il progetto puntando molto sulla formazione, incontrando i ragazzi inizialmente per conoscerci e poi per veramente renderli consapevoli di cosa sia l'esperienza di fare l'animatore, di essere animatore soprattutto, che non è un passatempo, non è un gioco, ma è veramente un'esperienza di servizio che crea rete e crea collaborazione per tutte le parti della comunità, partendo dalle famiglie, creando ad esempio una serata appositamente per il Grest in cui creiamo giochi e attività per bambini e famiglie, e in tutto quello che è l'esperienza cristiana, nel vivere anche la messa e la preghiera tutti i giorni. Concretamente i nostri animatori si sono investiti in tempo, fatica e ce la mettono tutta, nel senso che venire qui non è semplice per nessuno, ma a maggior ragione con questo caldo, però vediamo che tutti i giorni i nostri bambini vanno via con il sorriso nonostante le difficoltà. Le esperienze sono tante, abbiamo anche bambini bielorussi, quindi l'esperienza della comunione
anche tra modalità diverse, lingue diverse, perché facciamo fatica anche a capirci. Quindi insomma è bello anche vedere come un gioco crea rete, crea condivisione anche al di là della frontiera della diversità. La presenza del Don anche quella è importante, perché comunque lo spirito cristiano è quello che ha dato il là al nostro progetto. Nell'ottica di Don Bosco, quindi, creare nel gioco la possibilità a ciascun bambino di tirare fuori il meglio di sé. Questo era il Grest di Fumane, ma proseguiamo sali a bordo raccontandovi anche quello che c'è stato prima, ovvero la formazione dei responsabili dei Grest, che oltre ad aver affrontato un corso per la formazione pedagogica e dei contenuti da dare ai bambini durante l'estate al Grest, c'è stata anche la formazione alla sicurezza sanitaria, in modo particolare a quei semplici atti che serve conoscere per la rianimazione. A curare questo corso è stata l'Associazione Italiana Soccorritori, la sezione di Verona, insieme poi ad altre realtà che si occupano di sicurezza, e ai ragazzi sono state insegnate le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, oltre che l'utilizzo di un apparecchio semiautomatico. Andiamo insieme a capire perché questa attenzione alla sicurezza sanitaria. Andiamo ad ascoltare l'anima di questa formazione, il dottor Fabio De Bortoli. Siamo arrivati a collaborare con gli organizzatori della formazione agli operatori dei Grest da un fatto successo 4 anni fa circa, e che fortunatamente si è risolto positivamente grazie ai suggerimenti che ha ricevuto il sacerdote che era presente al fatto, che ha ricevuto però tramite telefono dall'operatore della centrale 118. A valle di questo, i responsabili ci hanno chiesto di iniziare questo progetto di formazione a tutti i responsabili dei centri di formazione che sono stati attivati nelle varie località. Sono stati fatti 2 momenti. Il primo a un numero molto più elevato di allievi, chiamiamoli, grazie a, diciamo, alla collaborazione tra non solo l'Associazione Italiana Soccorritori, che io mi onoro di presiedere da quasi 30 anni a Verona e anche per 8 anni a livello nazionale, anche con la collaborazione degli operatori del 118, della Croce Blu, dell'azienda ospedaliera, di altre organizzazioni, perché formare in un'unica giornata circa 80 persone con teoria e pratica non era una cosa semplice. Abbiamo fatto, diciamo, un consorzio, chiamiamolo. Abbiamo formato in questa prima fase tutti i responsabili, ripeto, alla rianimazione cardiopolmonare. Sono semplici, facili manovre che però devono essere fatte correttamente, che con un corso di 4 ore chiunque può apprendere. In un secondo incontro, capito questo, si è pensato di dare a questi una formazione completa, abilitandoli e poi autorizzandoli all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Purtroppo ci sono delle statistiche abbastanza precise. Questi eventi colpiscono chiunque. Si parla di 1 persona su 1000 ogni anno che
è colpita da un evento cardiaco. Non c'è distinzione tra giovani o meno giovani. Perciò con queste statistiche avere delle persone preparate a fare questo tipo di soccorso è fondamentale, perché dai, faccia conto quanti ragazzi, ha detto centinaia di ragazzi, sotto il sole, il caldo, anche con patologie pregresse e non note, che possono avere un arresto cardiaco. Se la persona che è presente o più persone sono in grado di fare questo, perché l'importante è riconoscere e la prima cosa chiamare il 118. Uso le parole del mio predecessore, presidente nazionale, professor Staudacher di Milano, 44 anni fa, che diceva: la nostra opera cesserà il giorno in cui quello che noi cerchiamo di trasferire, perché a me la parola insegnare non piace, quegli atti semplici ma fondamentali per salvare una vita, ma nelle scuole. Un argomento sicuramente importante e necessario, quello della sicurezza sanitaria in ogni momento, anche durante i GREST parrocchiali, dove ci sono tantissimi ragazzi e dove può capitare di dover soccorrere qualcuno. Ma ora proseguiamo il nostro viaggio all'interno del progetto GREST, andando a conoscere e vedere la proposta della parrocchia di San Giovanni Battista a Borgo Roma. Una proposta davvero interessante, con una storia Hercules tutta da scoprire. Il Tomba Extra è caratterizzato dalla presenza di circa 130 bambini e ben 75 animatori. Quest'anno è il numero più alto di animatori mai registrato prima. E il Grass di Tomba è una realtà che c'è da diversi anni, io lo faccio da ben, penso, 15 anni. E la giornata tipo che si svolge qui al Grass è molto semplice: alle 3:30 arrivano i bambini, vengono accolti, c'è un momento dove si cantano canzoni insieme, si vanno dei balletti, dei dance, e dopo è caratterizzata da una scenetta che c'è quasi tutti i giorni, dove vengono trasmessi dei messaggi, ovviamente cattolici, perché essendo un GREST parrocchiale, e c'è un momento di preghiera, e dopodiché si dividono i bambini in squadre e si fanno dei giochi, cioè delle attività, dei giochi. Hercules è un eroe, era figlio di Zeus ed Era, che erano degli dei dell'Olimpo. Poi però, per via del fratello di Zeus, che ha voluto, rendere Hercules un mortale, Hercules non vivrà più sull'Olimpo, sin da quando non è nato, ma verrà adottato poi da dei genitori sulla Terra. Lui, come caratteristica, ha la superforza, e quindi lui non riesce a controllare questa superforza e combinerà diversi disastri. Con questa storia noi vogliamo insegnare ai ragazzi l'importanza dell'amore, perché infatti Hercules, cioè essere un eroe non è abbastanza, perché non è tutto la forza, comunque le tue capacità concrete, ma l'importante appunto è l'amore che sai dare agli altri, e in questo caso è l'amore che vogliamo insegnare ai ragazzi. I giochi sono la base del GREST, quindi siccome occupano la maggior parte del tempo è importante che siano organizzati bene, che non ci siano magari dei malintesi tra bambini, tra animatori, tra punteggi, quindi è importante che ci sia tutto uno studio dietro, sia di come organizzare i giochi, quali giochi fare, come dare i punteggi e come far rispettare le regole ai bambini in modo che tutti si divertano e tutti possano giocare. Fare l'animatore comunque è uno sforzo, richiede tanto impegno e sacrificio,
passiamo tutta l'estate, una parte dell'estate qua a dedicarci ai bambini, può sembrare una cosa magari un po' assurda, nel senso che sprechiamo, diciamo, la nostra estate, però non è sprecata, anzi è guadagnata, perché comunque impariamo un sacco dai bambini e cerchiamo di donargli un po' del nostro cuore, un po' del nostro impegno, e quindi sono dei sacrifici, però tutti i sacrifici vengono ricompensati alla fine. In chiusura, come sempre, la voce ai protagonisti. Torniamo ancora una volta a dare voce agli animatori. Io faccio l'animatore perché è un piacere vedere i bambini giocare e divertirsi, perché è un motivo, è un modo per farli crescere loro e crescere anche noi. Io faccio l'animatrice da 8 anni, quindi c'è sempre stata la volontà di aiutare i bambini e stare con loro. Studio per diventare maestra, quindi l'amore per i bambini c'è. Io ho deciso di fare l'animatore di questo Crest per trasmettere ai bambini l'importanza di quello che sarà per loro il futuro. Faccio l'animatore perché mi piace stare con i bambini, farli divertire e perché voglio dare una mano al dono. E mi piace stare al Crest perché sento che posso fare qualcosa di significativo per questi bambini, aiutarli a crescere come posso. Ho deciso di fare l'animatrice perché mi piace tanto stare con i bambini, mi piace che si divertano e che capiscano che anche loro da grandi potranno fare qualcosa come sto facendo io e che potranno aiutare altri bambini a inserirsi nel gruppo parrocchiale e a divertirsi insieme, a stare insieme, perché è bello. E seduta qui nell'arena di Casa Gioiosa vado a chiudere questa quarta puntata di Sali a Bordo. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, continuate a seguirci e arrivederci.